Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Dopo questo lungo periodo di pausa, insomma è stato più di una settimana che sono fuori. E vabbè, riprendiamo in maniera soft. Io non sto ancora benissimo, però diciamo ho una brutta cera, quindi non mi vedrete in webcam oggi. Però continuiamo assolutamente Guild Wars, anche perché ragazzi, oggi è Halloween, cioè stasera, stanotte, sarà notte di Halloween. Come sapete, Guild Wars fa sempre degli eventi per quanto riguarda Halloween e cose simili. E in realtà io avrei voluto iniziare la live un po' prima, purtroppo sono già le 5. Ciao Luxor, ben arrivato. Come stai? E purtroppo però non so se avrò il tempo, perché avrei voluto farvi vedere l'allestimento dell'arco del leone per Halloween, solo che sfortunatamente io non sono ancora arrivato all'arco del leone con la nostra Nadia, e quindi bene bene, tu, io diciamo che mi sto un po' riprendendo abbastanza da poter fare live oggi, forse la facciamo anche domani. Se vado in live domani continuiamo Rise Son of Rome. E niente, oggi ci facciamo due passi per Ascalon, andiamo un po' a caccia di Char. Avevo pensato, Luxor, di fare una live stasera e magari portare un po' di daylight, qualche cosa di notturno, insomma, però non lo so, sono molto incerto. Magari faccio una live ma non faccio niente di horror, posso portare un po' di Far Cry, magari se vi piace, non ne ho idea, non ne ho proprio idea. Purtroppo non riesco a prendere decisioni a lunga distanza adesso perché sono un po' sotto sopra. Però vabbè, diciamo che ci provo. Nel caso ve lo faccio sapere su Telegram, metto la notifica sia su Telegram che su Discord. Allora, faccio una prova, ragazzi. Vediamo se provo a prendere un personaggio avanzato, per esempio lo stesso Aesir. E ovviamente ragazzi c'è il problema che devo mettere, scusate per questo casino, devo spiegare al gioco che, ecco, adesso dovremmo e dovreste vedere tutto correttamente, vediamo. Io non oso toccare niente qui perché sennò cosa che fine succede. Ok, allora ragazzi, un minuto solo, torno subito, datemi un secondino, secondissimo, vi lascio solo per pochi secondi e arrivo subito. Ok, rieccomi. Allora ragazzi, senza farvi troppi spoiler, perché questa mappa purtroppo è spoilerosa se... Ah no, posso andare direttamente all'Arco del Leone senza dover aprire la mappa, perfetto. Allora, vediamoci l'Arco del Leone in modalità Halloween, perché, ripeto, su Guild Wars c'è molto rispetto per le vestite di Halloween, sia sul primo che sul secondo. E quindi, solitamente... Ecco, vedete, l'atmosfera che troviamo è questa. Incredibilmente c'è un po' di gente, perché... questo gigantesco calderone, e poi ci sono il servitore del Re Folle. Guardate, questi sono dei golem fatti con le caramelle di zucchero. Sono il servitore del Re Folle Thorn, rispondo ai suoi ordini. Il mio signore morto vivente ha avvertito tremiti di presagio negli inferi. Ha anche avvertito i rumori provenienti dalle cucine del cuoco Reggio Hulwich, cui staranno sicuramente infornando per il battezzo di stagione, ma per quello mi sono già offerto volontario io. I suoi sensi sono un po' più di parte, ma sono alquanto acuti. Bisogna indagare a fondo su questa sua nuova intuizione, ed è proprio qui che entra in gioco un avventuriero audace e abile come te. Voglio che tu assuma le sembianze di emissario del Re Folle Thorn,
e che ti rechi dal suo regio alleato, il re del vento ghiacciato, e sorvegli la sala del giudizio. Il re del vento ghiacciato. Ciao Lisa, benvenuta. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Il re del vento ghiacciato potrebbe gettare un po' di luce su questo mistero. Speriamo non si tratti di qualcosa di grave come la storia di Doom dell'anno scorso. Comunque, cerca di raggiungere gli inferi in tutta fretta parlando con la voce di Grant. Utilizza un tonico di trasformazione magica in modo che la voce ti riconosca come agente del Re Folle Thorn. Poiché è una missione diplomatica, ci devi andare da solo. Dopo aver parlato con il re del vento ghiacciato, riferiscimi ciò che hai scoperto. Farò in modo che tu ricevi una buona ricompensa per i tuoi servizi. Ecco, vedete, questa quest vale 50, 15 tonici di trasformazione e 50 sacchetti di oggetto scherzetto. Ragazzi, io non mi ricordo assolutamente come si porta il Ranger. Quindi se prendo questa missione poi non la saprò fare. Vediamo, la mappa mi porta al Tempio dell'Ere, perché il Tempio dell'Ere è l'accesso agli inferi. Ragazzi, poi tutte queste cose le vedrete meglio quando ci arriviamo, perché ovviamente non vi voglio spoilerare la mappa o altre cose. Tra 10 minuti ripassiamo a Nadia e proviamo a fare la missione, cioè a continuare l'avventura con lei portandoci ad Ascalon. Però, allora, la voce di Grant, ragazzi. Questo tempio purtroppo è distrutto, diciamo, però. Ci posso parlare anche se il tempio è spinto? Statua di Grant, sapete? Non mi ricordo. Sì, posso farlo. Mi devo inginocchiare davanti alla statua di Grant. Non mi ricordo se bastava un inchino o mi devo proprio inginocchiare. Ecco qua. Ovo assente Grant. Omaggiaci della tua sapienza. Ah, eccola qua. Dovevo stare più vicino. Vabbè, voce di Grant, qualcosa di malvagio si avvicina. Mi è stato detto che sarebbe arrivato un agente del Re Folle, ma tu non sembri esattamente uno di loro, perché devo avere il travestimento. Beh, ragazzi, questa quest sta diventando troppo difficile. Non ho neanche spazio nell'inventario, dove mi avvio? Va bene, niente, ragazzi, lasciamo perdere. Non voglio sottrarre troppo tempo alla quest principale. Ok? Lo vedremo un'altra volta. Poi se riusciamo a rifare una live di GV prima che finisca l'evento di Halloween, magari me la organizzo meglio questa cosa. Però adesso ci perdo troppo tempo, quindi spostiamoci e... Allora, menù. Altro PG. Torniamo ad Ascalon. Oddio, quella faccina è una petta che ha a che vedere con LOL, oppure mi sbaglio io, forse ho preso un'allucinazione. Allora, torniamo a Piazza Viken, ragazzi, perché l'altra volta ho un sacco di personaggi, sì, Luxor, io a questo gioco ci ho giocato veramente per anni e anni e anni, diciamo sviscerandolo in tutte le sfumature. Allora, mi servono materiali, quindi ricicliamo tutto il riciclabile. È di uno streamer di LOL. Ok, sì, è perché aveva un'aria familiare, però. Ah, non c'entra con il gioco. Ok. Perfetto. Io sono ignorante in materia, quindi sto sclerando il mio telefono. Ma scrivere da telefono è un'impresa per pochi eroi, effettivamente. Allora, io qui avevo riservato uno spazio per i materiali, quindi qui ci mettiamo le tavole di legno, i lingotti di ferro e gli scampoli di pellame pregiato. Poi, più avanti, questa roba. Oggi ha deciso di non rilevarmi più la sim. Ah, fantastico, simpatico il tuo telefono, eh? Accidenti. Ci piacciono i telefoni così. Allora, vediamo se c'è un mercante che mi può vendere chiavi di Ascalon. Ci dovrebbe essere un mercante qua dietro, sì. Ciao Gnauz, ben arrivato. Ok. E ci ho detto. Ah, aspetta, ti vendo. Guarda che ti vendo, eh. Guarda che ti vendo. Carapaci fetidi.
poltiglie mangiate parzialmente. Non puoi essere più contento di così, dai. Vediamo un po' l'inventario. Che cos'ha la nostra? Ah, l'idolo, ok. Allora se ho l'idolo, Scurisce Maga, però posso vendermelo, tanto non mi serve più. Le collane di Growl, non so se tenercele o no. Gli intagli Char ce li teniamo sicuramente. Va bene, a posto. Allora, detto questo, io dovrei uscire per missioni, vero? Vediamo un po' le nostre missioni che ci dicevano. Il bollettino delle vittime. Consegna il bollettino delle vittime a stratega Tidus. Il censo dei deceduti. Trova il censimento di Ascalon. Delle rovine della vecchia Ascalon. Lo vogliamo. Poltiglie mangiate parzialmente. Guarda, sono pregevolissime, eh? Sono veramente una roba da tenere sul caminetto proprio. In esposizione. Allora, no, ragazzi, prima di andare a fare altre quest, io c'è una cosa che devo fare nel territorio della breccia. Quindi armiamoci di seguaci per andare a combattere i char. Questa volta voglio essere ancora più audace. Ci portiamo solo Alesia, niente tank stavolta. Se poi vedo che non ce la facciamo, vado con due. Ok? Ci portiamo solo Alesia stavolta. Andiamo a sconfiggere questi char brutti e cattivi, che sono camminatori delle ceneri. Camminatori delle ceneri 3 si dovrebbero poter fare. Di questo non ci dimentichiamo che non saremo soli io e Alesia in questa impresa, ma ci portiamo presso tanti begli amici che nascono dai loro cadaveri quando li uccidiamo. In più abbiamo il pozzo di sangue, quindi chi ci deve fare del male qua? La breccia di Rohan. Guarda che in realtà Ascalon è una terra gloriosa e dignitosa, quasi quanto Rohan, nella sua continua e strenua difesa contro i char, nelle sue possenti mura, che forse si vedono sullo sfondo, per quanto distrutte e abbattute. Non lo so, Ascalon ha delle caratteristiche che ricordano le province dell'antica Roma e nei territori conquistati dai barbari, tipo in Britannia oppure nella Gallia, perché comunque c'ha i ponti che sembrano acquedotti, c'ha queste strutture con colonne particolarmente imponenti, gli archi, vedete, ha un suo estremo fascino l'architettura di Ascalon, io l'ho sempre apprezzata tanto. Allora, qui c'è un gruppo di 5 char, 6 char sono tantissimi, però non hanno il mistico, invece questi ce l'hanno, forse, non lo so. Sento di doverli attaccare adesso perché ho ancora i non morti. Poi, anche se non riusciamo ad ucciderli tutti, l'importante è che facciamo qualche vittima. Non mi preoccupo. Alesia forse dovrebbe. Ne abbiamo abbattuto un altro. E più loro muoiono, più io guadagno vita, energia e linfa vitale, perché in quanto necromante ho questa caratteristica. Riesco a ucciderli, recupero energia. In cui i loro cadaveri servono ai miei scopi in maniera eccellente, perché diventano non morti ai quali posso. Tra l'altro, ragazzi, c'è una combo micidiale che si può fare, che forse dovrei valutare. Se metti addosso ai tuoi non morti la nova della morte, diventano delle bombe ambulanti che quando esplodono. Fanno i buchi per terra. Qui c'è anche una pelle di char. Le pelle di char possono essere utili perché possono essere convertite in scampoli di pelliccia. Ragazzi, con quello che i char hanno fatto ad Ascalon, dar loro la caccia è quasi un piacere personale. Cioè, a me verrebbe da ucciderli tutti anche solo per il gusto di farlo senza uno scopo. Ed è il motivo per cui questi due non li lascio campare. Non lascio due bestie pelose e spargifuoco sulla mia bella terra devastata. Una bella rivincita. Facciamo passare la voglia. Come diceva Daltanius, extraterrestre, via da questa terra mia, togli le zampe o ce le lascerà. E io sono profondamente d'accordo. Dopodiché, allora, come ho detto, ragazzi, ho uno scopo molto preciso.
in questa regione della breccia. Devo trovare una cosa. Voi non sapete ancora cos'è, ma io sì. E quando la troverò sarò sicuro di riconoscerla. Nel frattempo, tutti i char che si pareranno sulla nostra strada, avremo cura di spazzarli via, perché questo non è il loro posto. Dai, provaci a curare, eh. No, spiacente, devi morire. Coraggio, fatelo pure, che aspettate. La vedete la combo di mistici char com'è fastidiosa? Questi sono in due, si stanno curando a vicenda, quindi devo recuperare un po' di energia. Ovviamente sono tutti duri, questo è il minimo. E invece alla fine si è curato lo stesso, perché io ho dovuto lasciare spazio. Vabbè, cominciamo dal martire, dai, che forse è più fragile. Galeria di lasciare bene, magari. Si crea spesso questo loop in cui praticamente loro si curano troppo perché tu possa riuscire ad ucciderli. Allora l'unica cosa da fare è fare una maledizione sul primo. Questo c'ha rinfondi salute, è per questo che non muoiono, perché sono in grado di curarsi debitamente l'un l'altro. Quindi io non riesco a tirarne più uno in maniera netta. Come vogliamo fare? Mi serve mana, tanto mana. Andiamo a fargli danni quelli seri. Era quasi morto il giovanotto prima. Ho avuto la mano troppo pesante. Dovevo ritardare la magia di interruzione. Così non riusciamo. Ritiriamoci e andiamoci a prendere un paio di cadaveri in un'altra zona. Naturalmente, Alesia, quando ti dico ritiriamoci, mi piacerebbe essere ascoltato, non è. Non è una cosa prescindibile questa. Adesso che abbiamo tre non morti, cerchiamo di sfruttarli al meglio, eh. Allora, char rispettoso, cominciamo con il char martire, dovrebbe essere più facile. E infatti è andato in basso. E adesso gli sono venute meno le cure dell'altro, questo è diventato un bersaglio molto più facile. Come vedete, se ci si va a infilare in uno stallo, non si può fare altro che ritirarsi e modificare le condizioni. È l'unico modo.
Ne abbiamo un altro, ma questo non se la caverà. Perché aveva troppi non morti addosso, questa volta ero molto più forte io. Quindi... ovviamente il martire senza ispettore è fregato. Non ha speranza. Poi guardate, il necromante ipnotizzatore è veramente una sciaguta per i caster, perché hai la possibilità di fargli le maledizioni o le fatture per quando loro lanciano incantesimi, e in più gli interrompi le magie, quindi... ma qui abbiamo un bel gruppetto di char che aspettano solo di essere massacrati. Ovviamente hanno anche loro il loro bravo ispettore, quindi ci dobbiamo premunire contro possibilità che vengono qui. Ma per il resto va bene. Hanno due martiri, però questo gruppo ha due martiri, allora devo distogliere la loro attenzione. Prendere a spostarsi, vediamo. Ecco qua, questo si è avvicinato per venire a curare il suo amichetto. Adesso però ancora una volta abbiamo tirato troppo la corda. Ovviamente il Charro Guerriero tende ad inseguire e Alesia tende a morire. Questo è il trend principale. Alesia è rimasta incastrata in mezzo agli ispettori, se non si chiama subito fuori la uccideranno. Purtroppo Alesia è stupida, ragazzi, è veramente uno dei personaggi più stupidi di questo gioco. Allora, è un gruppo abbastanza complicato da affrontare perché hanno tre mistici. Tre mistici da tirar giù in due sono una bella impresa, eh? Ok. Vediamo un po'. Dobbiamo impostarla diversamente. Sicuramente bisogna partire da uno dei due martiri. Poco ma sicuro. Con due persone che lo curano, eh? Avessi avuto un po' di energia in più. Dai. Uno è morto, eh. Ok, stanno cedendo, dai. Finito, amico.
l'unico char buono è un char morto. E questo lo dovevo. Benissimo. A volte ci vuole pazienza, eh? È una cosa che si può fare. Oh, due intagli char pregevole. Chissà se siamo arrivati dove eravamo l'altra volta. Quasi, quasi. Vedete che il confine della zona esplorata è molto vicino a questo. Perché l'altra volta, quando sono arrivato qui, poi sono stato distolto dalla quest delle scorte. E quindi sono tornato a Piazza Viken rinunciando al resto dell'esplorazione. Adesso invece faremo esattamente il contrario. Perché gliel'hai fatto fare? Volevo interromperlo, sta cosa. Troppo l'animazione della Negro quando tira sui cadaveri, fa questa magia e la solleva in aria. Ok, a posto. Allora, questo sentiero non lo avevamo mai esplorato. Stiamo andando off limits, cioè questa è una regione della breccia che non abbiamo ancora mai visto. Ed è qui che voglio andare. Qui c'è qualcosa che mi interessa molto. Come vedete sullo sfondo, le rovine delle mura di Ascalon. Ripeto, ricordano molto delle strutture di matrice romana. Ehi là, Bonnie! Ciao! Come va? Ben arrivato, non so se stavi già qui e lurcavi oppure se sei arrivato adesso, comunque benvenuto. Allora, qui c'è un sentiero che non ho esplorato e vorrei chiudere questo cerchio. Un po' di fede, oh, mi spiace. Speriamo che passi presto perché poi sto tempaccio non aiuta nessuno, eh. Allora, no, qui non c'era niente, è solo un giro giro tondo, casca il mondo. E allora vabbè, pazienza. In effetti però mi ricordavo che quello che stavo cercando stava di là. Quindi ripeschiamoci il nostro sentierino e andiamo ad esplorarlo come si deve. Qui ci sono altri char morti, e tu sei solo un altro agente morto. Thank you.
Ecco, vedete? Questo era uno dei castelli con il lago fuori, e il lago è ridotto a questa pozza di catrame adesso. C'è rimasto quasi più niente. Ok, stiamo sbagliando strada però. Vedete che c'è quel sentiero nascosto, al quale forse si può arrivare anche da sotto, ma credo che questa spiaggia sia impraticabile ormai. Quasi torna verso le mura però, eh. L'inseguitore dei char ha le frecce esplosive, il che vuol dire che la sua freccia quando arriva esplode e colpisce tutti i nemici nelle vicinanze. Stiamo subendo danni sia io che Alesia, però. Presto scopriremo che i char hanno una gerarchia per la quale ogni professione delle sei previste ha due gradi diversi. Nel senso che l'inseguitore è l'esploratore di livello basso, poi ci sarà il cacciatore che invece è di livello più alto, e così ci sono gli ispettori e gli sciamani. Lo sciamano è la versione cazzuta dell'ispettore. Ci sono i scintilla mentale, per esempio, è la versione base di quello che non è caotico, ma c'è. Sì, forse è caotico quello forte. Il char con lama è un guerriero normale, il demone con lama invece è molto più forte. Sono comunque una vista impressionante, vedete che sono molto più alti di un umano. Sono massicci, sono velosi, sono cattivi. E li guardi, hanno le corna talvolta, no? Le zanne. Di fattezze bestiali e incutono molto timore anche da lontano perché hanno comunque un'aria imponente e solenne nella loro cattiveria e bastardaggine. Guardate i guerrieri come sono grossi e massicci anche con la lancia.
Quanto potrà essere alto un bestione di questi? Sicuramente più di 2 metri. Ok, come vedete ci stiamo inoltrando nella parte occidentale della breccia in maniera piuttosto forte. Ecco, tempesta di lame. Questo è un guerriero di livello alto, accompagnato però da altri di livello più basso, perché l'evocatore del fuoco invece è ancora di livello base. Ovviamente li ho attirati tutti, porca miseria. Questa si rischia di essere cedendo. Bonnie, grazie per il follow. Benvenuto anche tu fra i cacciatori d'anime. Ok, Alesi è morta. L'anima sua. Naturalmente questo comporta che prenderà per chimico. Ok, devo forzare il blocco e passare oltre con le mie risorse. Vediamo se riesco a farlo. Continua a spararmi anche senza colpirmi, continua a prendere danni per l'empatia, quindi è questo che dovremmo, giocare. Poi una volta ucciso, allora io non sono in grado di resuscitare Alesia perché non ho portato con me il sigillo della resurrezione, quindi ci attacchiamo al capo. Allora, il vantaggio è che lui mi deve vedere per potermi colpire con le sue magie, io no. Sarebbe ora di morire. Allora, come necromante posso andare avanti da solo per un po'. Non per moltissimo, ma fortunatamente laggiù intravedo quella cosa che stavo cercando, cioè l'imboccatura di un'altra zona. Se non ricordo male, là dietro ci dovrebbero essere le piane di Tiessa. Esatto. Pianure di Tiessa. Allora, quando si varcano i confini di una zona, ovviamente tutti i mostri della zona precedente, ma anche di quella nuova, si resettano. Ma fortunatamente tornano in vita anche i compagni. Quindi Alesia, che è morta lì a terra, dovrebbe resuscitare. Se sarò abbastanza bravo nell'uccidere Char, senza farla morire, recupererà la penalità che ha accumulato con questa morte. Quindi adesso siamo di nuovo in due e qui c'è un collezionista che in cambio di 3 magneti bruciati mi può dare un idolo di mezzo il tempo di lancio di energia di sangue, energia più 6. Vediamo com'è il mio è energia più 7, quindi no grazie, me lo tengo. Gli effetti condizionali non servono a niente perché tanto non li puoi controllare, quindi è inutile dire ti do 700 punti energia in più quando tramonta una luna di sangue dopo una notte di follie. Sinceramente non mi interessa molto un fatto del genere. Allora, il problema di questi elementali è che non lasciano cadaveri, quindi non possono essere resuscitati come non morti. Fortunatamente non si curano. Però sono belli tosti, eh? Per buttarne uno giù ci vuole del tempo, a meno di non usare le magie.
valgono un bel po', però. Possono essere una buona fonte di esperienza. Necromante gioca di logoramento, quindi bisogna avere un po' di pazienza e aspettare che loro si falcino da soli. Cosa che accade poi inevitabilmente, perché se gli metti addosso le tue magie giuste, non hanno scampo. Di granito. E a 12 punti, via. Anche qui alberi bruciati, fiumi che sono diventati delle pozzanghere di catrame, spesso basse. Questi ponti di legno li hanno costruiti Char. Furia di pietra. Come vedete Ascalon è una terra anche ora che è distrutta e tutta quanta devastata dal fuoco, percorsa dai char che imperversano indisturbati, è una terra abbastanza vasta, abbastanza grande da esplorare, ci sono un sacco di cose, un sacco di missioni da fare, cioè uno ci si può perdere qui a fare tutto. Io non intendo fare proprio tutto, però voglio mostrarvela in dettaglio perché poi merita comunque. Ok. Ovviamente ormai è fatta tutta di sentieri di cenere. Queste una volta erano vallate, prati, boschi, tutto distrutto. In un solo giorno, ragazzi, un solo giorno di devastazione ha portato questo e da 2 anni a questa parte non si riesce a ricostruire un filo d'erba. Gli elementali sono il frutto della natura impazzita, naturalmente. Oh, e là sopra ci sono altri char. Quindi tra poco si ricomincia a uccidere Char. Allora, io sto ragionando a memoria, eh. Mi ricordo più o meno dove sta la cosa che sto cercando e sto andando in quella direzione. Ovviamente, un po' per necessità, un po' per gusto personale, sto facendo tutto quello che mi trovo davanti, perché intanto sono punti esperienza. Poi comunque, se sono char, il gusto di uccidere i char per fargliela pagare.
E poi sostanzialmente il mio personaggio non ha le caratteristiche di un corridore. I corridori sono quei personaggi che possono muoversi agilmente in mezzo ai proiettili nemici o ai loro attacchi, curandosi mentre lo fanno, e quindi arrivare dall'altra parte di un blocco, superare fondamentalmente un blocco nemico. Il mio personaggio non lo fa. Se io tento una corsa senza combattere sistematicamente i nemici, vengo schiacciato. E quindi l'unico modo di farmi strada è questo. Nel frattempo accumuliamo ghincaglieria, che non ci serve assolutamente una mazza, ma che comunque poi sarà utile da vendere. Allora ragazzi, qui c'è il Char Sciamano. Lo sciamano è il mistico di livello alto, è il primo sciamano che incontriamo. Non ho cadaveri al mio seguito, non posso evocare niente perché i macigni elementali non lasciano corpi. Forse mi conviene andare a cercare qualche Char qua dietro che possa essere ucciso e trasformato in non morto, perché questi sono tutti marini. Stare attenti a non eccedere, se arrivano anche gli altri siamo fregati, perché non ne posso affrontare 5. Invece Alesia puntualmente li ha attirati e dovrò lasciarla morire, perché moriremo tutti e due se mi lascio coinvolgere. È stupida ragazzi, non ci si può fare niente. È andata. Adesso mi trovo da solo ad affrontare 7 metri. Forse mi conviene morire. Perché se muoio torniamo in vita tutti e due. Altrimenti devo continuare da solo, è un problema. Questo problema. Mi conviene beccarmi la pena di là, ovviamente ripartita dall'ultimo santuario visitato, quindi dobbiamo rifare tutta la strada, però la strada adesso è vuota perché comunque i nemici li abbiamo uccisi. Era meglio affrontare quei char, però se li affronto adesso ho il vantaggio che recupero un po' di pena di là in più. Mi sono spaventato per lo sciamano, ma è stato stupido perché in realtà avevo più probabilità di farcela prima, che Alesia non aveva tanta pena di là, adesso morirà molto prima. Questa cosa con gli elementali è stata gestita malissimo, perché dovevo spostarmi più di lato per evitare un secondo aggro che invece è stato fatale. Purtroppo siamo solo in due, bisogna tenere conto che il gruppo ideale per questa zona sarebbe di 4, ma volevo droppare anche qualcosina. L'avidità mi ha giocato questo scherzo, la prossima volta ci pensiamo meglio. Le cooperative per esempio le farò con 4 persone, perché tanto è inutile stare lì a vedere cosa vuoi raggranellare. Non gioco quasi più a questo gioco, quindi la pretesa che questo personaggio che ho fatto per farvi vedere il gioco non pesi sul bilancio del mio account è stupida e irragionevole. Tanto vale usare risorse che ho già accumulato per facilitare le cose, così non ci mettiamo 20 anni a fare questa serie di streaming, no? Allora, lo sciamano va subito maledetto, in modo che lo possa usare. Poi io devo avere il ritmo del sangue e lui deve morire. Questo è l'unico prisma. Guardate, Alesia è andata giù proprio con... No, vabbè, questo non lo so. Questi sono loro. È un problema però, perché se mi sbarrano la strada io potrei non arrivare dove devo arrivare. E questo non mi piace, perché significherebbe che ho buttato il mio tempo nel venire qua. Non so se possiamo rimediare in qualche modo. Il biscotto di zucca che fa? Ottiene una spinta morale del 10%. Sicuramente un ottimo momento per usarle.
Quello che sto facendo adesso è una cosa un po' stupida che però si faceva spesso all'epoca, cioè cerchi di recuperare la penalità uccidendo i nemici, perché facendo punti esperienza la penalità di salute ed energia si recupera, un po' alla volta naturalmente. Ok, a posto. Un po' di altro perché se me l'accoppano un'altra volta è un problema. Ho anche un'abilità che è diventata del tutto inutile, del pozzo di sangue, perché siccome questi non lasciano cadaveri non ho potuto incantare niente per curarci. Come vedete, inoltre il recupero è molto lento, siamo solo a 13 e ho dovuto fare il biscottino di zucca, se no. L'idea sarebbe recuperare tutto, perché ovviamente più recuperiamo la penalità e più diventiamo forti. Quindi a volte combattere i mostri non è solo uno sfizio, ma è una cosa che ha una funzionalità. Sono stato costretto a cambiare strada perché quel gruppo di char si parava proprio sulla via. Non avendo modo di eliminarli con queste, in queste condizioni, sto cercando di recuperare le forze per poterlo fare dopo. Qui c'è addirittura un boss. Sono delle rovine di una casa, credo, nella costruzione comunque sì. Ricordano un po' quelle che abbiamo visto nella missione delle grandi mura settentrionali, vi ricordate? Intanto siamo a meno 8% perché aver ucciso il boss mi ha dato un 2% a tutta la squadra. Continuiamo ad inseguire gli elementali. Siamo tornati di nuovo indietro. No, non va bene, ragazzi. Questi char ci stanno bloccando il percorso. E io non intendo cedere a questa violenza. Però dobbiamo trovare un punto in cui è il caso di dire fare breccia noi nelle loro difese, no? Perché ovviamente se c'è un gruppo troppo numeroso non puoi passare.
piano di tintura blu. Ovviamente l'oggetto che vorresti raccogliere in mezzo a tanta spazzatura è proprio quello che si trova in una posizione inaccessibile, ma non è tanto inaccessibile perché possiamo scendere di qua. Ascalon è diventato un posto molto accidentato. Questi una volta erano due gruppi. Adesso potremmo provare ad attirarli tutti e due, ma... Siamo arrivati a meno 5 di penalità. Ok, lì ci sono due totem bruciati dei char. E qui c'è un po' di gente molesta. Prepariamoci ad un combattimento con i fiocchi, eh. Ovviamente si fionderanno tutti lei come i pazzi. Anche da lavori. Ci riescono anche. Averne ucciso uno solo. E diciamo che i guerrieri sono tanto tanto forti. Questi. D'altra parte, ragazzi, possiamo mai non superare questo punto. Anzi, siamo arrivati in un punto estremamente importante. Perché laggiù c'è qualcosa. Avete visto che c'è una specie di ziggurat. Una struttura che comunque sembra avere una qualche importanza. Non possiamo lasciarcela sfuggire. Allora, è chiaro che in questa zona la prossima volta ci dovremo venire con 4 persone, ma non intendo farlo adesso, perché tornare indietro significherebbe dover rifare tutto il percorso. Quindi che si fa? Non possiamo sconfiggere i char con lo sciamano perché sono troppi. In un attimo abbiamo buttato tutto il vantaggio faticosamente conseguito, recuperando 15 punti di penalità. Alternativa quale sarebbe? Ripartire da piazza Vigan con 4 persone e andare avanti con un treno, cercando di non fermarsi mai. La cosa non mi creerebbe problemi perché comunque ridurre il loot in questo momento è un pensiero che mi tocca poco. Non sono qui per farmare né per guadagnare tanti soldi. Ecco qui. Questi adesso uccideranno il mistico in un attimo perché mi devo concentrare su uno di loro e cercare di farlo fuori subito. Tutto quello che ho. Poi appena muore. Meglio perché abbiamo gestito meglio le risorse.
pozzo di sangue mi ha salvato la vita. Alesia è stata fortunata perché avrebbe potuto morire quando l'hanno inseguita, la persona sembrata su di me. Adesso abbiamo un piccolo vantaggio temporaneo, due cadaveri animati. E guardate che roba. Questa specie di tempietto di Vigurat, non lo so che cos'è, però è circondata dai char. E allora cominciamo ad attaccare questi qua sopra. Cerchiamo di ridurre i ranghi. Più loro muoiono, più io sono in vantaggio, perché posso potenziare il mio esercito di non morti. Più tempo passa e più sono in svantaggio, perché i miei non morti naturalmente decadono e muoiono. Quindi mi ritroverò sempre più al punto di partenza. Nel frattempo però, uccidendo Char, posso recuperare lo svantaggio. Ci sarà là sopra? C'è un boss per cominciare. Qui c'è il cacciatore già. Livello. Adesso che stiamo tenendo testa un po' meglio, eh. C'era lo sciamano, quello in particolare che stavo trascurando. Non puoi lasciare in giro uno dei regolari. E infatti è morto. Dovrei mettere altri punti a sottrazione dell'anima. Sono due. Ma facciamo almeno 4. Recuperare 4 punti di energia quando muore qualcuno è già meglio, perché dopo però vediamo se riusciamo a potenziare magia della morte con questi punti, perché sono un po' tanto sottoutilizzati, eh. Che diavolo ci sarà qui di così importante? Comunque questa struttura a suo modo è affascinante, anche se ha anche un aspetto terribile. Abbiamo anche finito lo spazio.
Altri totem bruciati. Cioè in fiamme, non del tutto bruciati, ancora ardenti. Ok, ce la stiamo cavando bene per essere in due. In realtà tutta sta gente con char di livello alto, tra l'altro, eh. Il cacciatore, i demoni. Sarebbero i fine. Troppo tardi, non mi sarei dovuto lasciar coinvolgere in questa folle impresa della piramide, dovevo tirare dritto. Che avevamo buone possibilità di superare la zona, invece adesso dobbiamo rifare tutto, cioè tutto, insomma. Dobbiamo ritornare. Fortunatamente la strada per la piramide è aperta, quindi vuol dire che possiamo girarci intorno senza doverci per forza impegnare nuovamente in combattimento, perché siamo più in condizioni con meno 27. Il problema è solo che sono in tanti, perché in realtà, cioè, è un solo gruppo, non c'è la necessità di attaccarne troppi. Però sono in quattro con sciamano e sono tutti livello alto. Quindi è un po' un suicidio così, eh. Dai, uccidilo! No, se non muore abbiamo perso. Vabbè ragazzi, ne vado a casa. È stata un'impresa fallimentare, la rifacciamo con quattro persone. Adesso non sono più in condizione. Perdo meno tempo così. Allora, vendiamo tutto. Vendiamo tutto. Peccato, vedete, a volte basta veramente un soffio. Se quello sciamano fosse morto, ce la potevamo giocare. Invece così precipita tutto in un attimo. Vabbè, comunque ero andato un po' sul filo del rasoio perché non si fanno le cose così. Adesso vedete che mi sono trovato tanta fuffa nell'inventario che posso tranquillamente vendere tutto e fregarmene del drop la prossima volta, quindi
Ah, c'è l'attrezzatura di riciclaggio professionale, ok. Consumiamo quella rimasta. Così questa mettiamo qua. 25 utilizzi. E funziona meglio. Gli oggetti azzurri si possono anche... Oggetto già identificato. Ah, ok, perfetto. Basta. Nastri di granito ce le teniamo, le pellicciarre pure. E l'unica cosa è che gli altri materiali li possiamo andare a mettere nel forzile. Stavolta pochi convenivoli che dobbiamo andare avanti con un treno, quindi aggiungiamo tutti i seguaci, tutto pure Orion, Reina no perché non serve tanto, e muoviamoci in fretta questa volta, non voglio perdere tempo, quindi non combattiamo tutte le volte, facciamo il percorso più breve possibile, senza esplorare niente, se è possibile il combattimento lo evitiamo proprio, ma se non è possibile lo concludiamo il più rapidamente possibile, almeno finché non arriviamo dove eravamo prima. Poi quando arriviamo a quella cavolo di piramide facciamo i conti. Vedete, ormai essendo in quattro loro non lasciano quasi nulla, ma non mi importa, io non sono qui per troppo. In compenso però la possibilità di sbarazzarmi rapidamente di questo gruppetto che prima era stato argomento di uno stallo durato vari minuti è inestimabile se si vuole ritornare lì. Questi dobbiamo loro spazzare via, non ci deve essere nessuna difficoltà a farli pure. E con un gruppo di quattro persone è così. Molto poco da scherzare. Tutto quello che ne viene è in più. È decisamente un altro regime, eh? Un secondo ragazzi, qualche problemino alla botte, no, non so se funziona, faccio una prova,
Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Ah, poi naturalmente quando non cerchi le cose le trovi, io che avevo detto, non mi interessa per niente il loot, le pelli di Char le trovo adesso. Ci mancherebbe, se mai che uno esce a farmare e trova quello che gli serve. Le cose sempre tra le scatole quando non le stai cercando. Vedo che anche prima, per esempio, pur avendo fatto la maggior parte del drop in due persone, e quindi con una buona probabilità di ottenerlo, non si sono visti i sacchetti di Halloween, un certo sacchetto, che invece potevano servire perché magari contenevano biscotti o altre cose. Niente, il vuoto siderale proprio. Eccolo qua, adesso che siamo in quattro, sacco d'oggetto scherzetto. Lo vedete che questo gioco ha un'intelligenza maligna? Uno pensa davvero di esagerare quando dice queste cose, ma non è vero. In quattro tu non ti aspetti alcun genere di drop, e invece escono fuori tutte quelle cose che prima lui non si decideva a concederti. Ed è molto irritante questa cosa, perché non puoi programmare un farming. Non puoi fare niente. Adesso siamo vicini alle pianure e quindi tendenzialmente pronti a tornare a quella cavolo di piramide, stavolta con un gruppo più che adeguato alla bisogno.
Ok, siamo arrivati alle porte delle pianure relativamente in fretta. Non è stato un grosso problema. Naturalmente non ci interessa il fatto anche di fare poca esperienza, perché per quello abbiamo tutto il tempo. L'importante è arrivare rapidamente a quella piramide, pur se ci dovremo destreggiare in mezzo a tutti gli elementali, ma adesso sarà un giochetto da ragazzi. Un gruppo di tre elementali. Possono curare, quindi alla fine cedono. Adesso avremo il gusto di andare a salutare quel gruppetto di char che ci ha ucciso più volte prima. Fare gli onori di casa. Poi torniamo alla piramide e ci alziamo pure quella. Stanno arrivando. Vai e brucia tutto. Esatto. Che ne facciamo del siero? È proprio il caso di... Non lasciare nulla. Ora ti farò vedere come sistemiamo le spie. Finiscilo. Con piacere. L'hai guardata la seconda stagione di Castlevania? No, perché mi sono distratto. Appena posso, appena posso. Mi ricordavo che usciva a fine ottobre, ma... Questa è stata una settimana in cui ho avuto veramente troppi cazzi per la testa. Nemmeno io l'ho vista, possiamo guardarla quando viene, certamente, certamente. Ma
abbiamo rischiato l'esia questa volta, eh. È mancato pochissimo. Sacco d'oggetto scherzetto. Questi poi li apriamo quando arriviamo al prossimo posto. Intanto però abbiamo superato questo blocco. Come avete visto, non ce l'avremmo fatta se non fossimo stati tutti e quattro, perché questi stronzi sono riusciti ad arrivare mentre io stavo ancora combattendo gli elementali. E si spostano casualmente, se entrano nel tuo raggio di aggro tu non lo puoi controllare. E quindi va bene, abbiamo conquistato l'accesso a questa torre e al sentiero dietro di essa. Quindi adesso possiamo cercare in qualche modo di... proseguire il cammino. Però a questo punto io mi sento abbastanza forte per fatto mio, perché comunque ho tutto il gruppo con me. Oh, i custodi della fiamma sono abbastanza stronzetti, eh. Quindi finché sta da solo, va bene. Guarda quanti danni. Se non mi levo da qua sono morto. Meno male che erano da soli. Lui e quest'altro deficiente qua dietro, ma li faccio a pezzi. No, non puoi cassare con questi. Se devi cassare una cosa lunga, non lo puoi fare, perché ti mettono tutta la tempesta di fuoco e ti fanno fuori. Tutto questo non si è visto uno straccio di forziere. In realtà però mi pare di ricordare, potrei sbagliarmi, che i forzieri, anche se sono casuali, abbiano degli spot particolari dove possono spawnare. Quindi in realtà se te li giri tutti poi alla fine lo trovi. Però per il forziere di Ascalon non ne vale la pena, perché contiene solo roba viola. Quindi al momento non è il caso di starci dietro. Oh, intanto abbiamo un'altra imponente struttura di Ascalon. Ecco, vedete questi volti disegnati sulle... ma ci dobbiamo ritirare, perché questa è una situazione potenzialmente esplosiva. E ragazzi, quando dico una cosa mi dovete stare a sentire, però. Ancora vivo. Quasi ho questa persona. Arriva di tutti.
parola erano due gruppi, però. Gente, io non resuscito, eh. Ci vogliamo ritirare? Che ne pensate? Bravi gli stronzi. Mi si è fatti uccidere tutti. E ora io non posso perché mi vengo da solo. Questo fa niente. Non ho il sigillo della resurrezione, quindi non posso rimettere in piedi il mistico perché lui rimette in piedi gli altri. Almeno Alesia si doveva salvare. Nonostante questo. Bastardo, però guarda che roba, si devono salvare sempre con un minimo di vita. Vabbè, almeno avessi fatto fuori lo sciamano, dopo li potevo attirare uno alla volta e farli fuori, invece no, manco questo mi devi far fare. Inutile dire, in questa zona non c'è uno straccio di santuario, manco a pagar loro. Ma io non mi arrendo, ragazzi, la cosa importante in questo gioco è avere pazienza. E la pazienza bisogna averla soprattutto con quegli stupidi seguaci che ti porti appresso, che qui si manifestano nella loro forma più stupida. Fortunatamente dopo diventa un po' meno peggio, nel senso che comincerai ad avere dei seguaci che hanno delle deficienze artificiali meno marcate, e contemporaneamente ti afferma il fatto che puoi cominciare a dargli degli ordini precisi, oppure a scegliergli le abilità, in modo che abbiano la build che dici tu e non quella che dice lui, che di solito è fatta coi piedi. Questo ne migliora l'efficienza in maniera radicale e quindi dopo si può cominciare a giocare. Ovviamente Ascalon è difficile pure per questo, perché ti devi muovere a livello basso in un ambiente ostile che comunque puoi controllare molto poco. Apriamo qualcuno di questi sacchetti, magari esce qualche dolce che ci può aiutare, vediamo. Allora, siero di zucca. Ci faccio niente. Bottiglietta di assenza, non ci faccio niente. Pannocchietta di zucchero, aumenta tutti gli attributi di grado 10 per... ok, questa ce la pigliamo. E il tonico di trasformazione magica, no, questo non ci serve a niente. Vabbè, non è andata proprio male, diciamo che a qualcosina sono serviti sti cosi. Purtroppo non era quello che speravo, però vabbè, non si può sempre avere tutto. Purtroppo è molto più difficile recuperare la debilitazione perché siamo in 4. Fortunatamente qui c'è un boss. Il boss vale più 2 a prescindere. Non ho capito perché tutti questi danni. Soprattutto non ho capito perché tutti questi danni non curati. Thank you.
Adesso va lievemente meglio. Intanto il misterioso oggetto delle mie ricerche è ancora di là da venire. Io sto battendo le pianure di DS alla ricerca di qualcosa. Ma non abbiamo ancora avuto modo di arrivarci perché i char qui si sono rivelati molto più agguerriti del previsto e quindi ci hanno impedito di passare. Qui siamo tornati dove eravamo prima, non so se vi ricordate questa conca, che era praticamente il limite del percorso sicuro che ero riuscito a fare prima. Superato questo punto hanno cominciato a massacrarmi senza pietà. Però ripeto, in questo gioco i numeri si sentono tanto, e quindi il fatto che eravamo in 4, cioè che eravamo in 2 prima e siamo in 4 adesso pesa moltissimo. Okay. Parte incompleto. Va gestito con estrema attenzione e talvolta non ti basta l'attenzione, non puoi fare proprio niente. Ovviamente ha il titolo e te lo spiegherò quando arriverò dove devo arrivare, perché due lastre di granito. Non ho fatto causa a nessuno, eh. Esatto, è quello che sto cercando, è il posto che sto cercando, è una location che si chiama Tribunale o di qualcosa, cioè poi vi farò vedere quando ci arrivo. Allora, siamo tornati alla piramide, mo la piramide ce l'alziamo proprio come se fosse... Ora vi faccio vedere, perché adesso mi sono anche stufato di prendere botte, e quindi cominciamo a fare le cose come vanno fatte. Io fino ad ora ho voluto scherzare e giocherellare, però adesso vi faccio vedere come si gioca a questo gioco. Allora. Il kiting è una componente radicale di questo gioco, quindi tu cosa devi fare se vuoi avere successo? Assicurarti nella maniera più ferrea possibile che mentre stai combattendo contro alcuni mostri non si aggiungano degli aggro che vagabondano casualmente nella zona. E allora cosa fai? Prendi questi deficienti dei tuoi compagni, ai quali fortunatamente oggi puoi dare degli ordini, cosa che non si poteva fare quando il gioco è stato creato. E gli dici di starsene a casa loro, al posto loro, e di non andare ad attirare tutti i nemici con un panino e una birra in mano come se fosse una festa. Dopodiché tu, che sei l'unico personaggio giocante e quindi con un po' di raziocinio, avanzi per attirare il nemico, come si faceva a World of Warcraft o in altri MMORPG similari, e ti garantisci che sia il nemico a seguire te, in un posto dove non può ottenere i rinforzi e dove gli amici non vengono ad aiutarli. In questo modo il nostro amico cacciatore non ha potuto partecipare al combattimento con i tre demoni con lama, e quando lo affrontiamo è da solo. Inoltre abbiamo anche tutti non morti. Se si usano queste tattiche con attenzione, le situazioni che avete visto finora smettono di verificarsi, perché non esiste più che attivi due gruppi di char e quelli ti fanno fuori l'intero gruppo perché sono in otto. Ovviamente un fattore inquinante in tutto questo sono i non morti, perché i non morti prendono e partono, e allora se li vuoi usare ti devi adeguare al loro stile di combattimento. Però se il gruppo di char è fatto da 4 si può anche pensare di fare. Farei seguire due live da mio padre, che non sa nemmeno che è un videogioco, perché se non lo sa vuol dire che non gli interessano. Allora tu dici per gustarti la tua faccia mentre uso una terminologia che nessuno conosce. Quello sì, quello è capitato spesso anche a me, di trovarmi davanti a persone che non... Sì, beh, considera che mio padre se fosse vivo oggi ne avrebbe 82.
quindi, e anche lui non voleva sapere assolutamente cosa fosse il computer, voleva che noi imparassimo ad usarlo perché aveva capito che ci sarebbe servito come strumento, però era refrattario a qualsiasi tipo di insegnamento, quindi sotto questo profilo, cioè sul computer tu non potevi provare a spiegarglielo perché ti mandava a quel paese. Ragazzi, ho trovato un forziere di Ascalon, un'altra delle cose che non ti aspettavi di trovare. Utilizza la chiave e ci tocca un bastone sacco. Quindi non si è interessato neanche di internet. Vabbè, internet, posso dire una cosa? Internet è una cosa che ai nostri genitori, o comunque alla generazione dei nostri genitori, è stata imposta con violenza. Perché loro avrebbero potuto tranquillamente disinteressarsene, ma invece le cose sono andate avanti così rapidamente che è diventata una cosa di cui dovevano far parte anche loro, non si sa perché. Cioè tu oggi senza internet non puoi più nemmeno pagare una bolletta. Questa cosa io la trovo abbastanza aberrante, perché internet è diventato la scusa per far venire meno tutta una serie di servizi che dovevano essere offerti anche a chi non ce l'ha, soprattutto in un paese come il nostro dove le connessioni sono a cazzo di cane proprio. Ok, però in linea di principio, ecco, vedete, ho fatto in modo che il cacciatore venisse da me invece di andare io dal cacciatore, perché nel punto in cui stavamo combattendo l'altro gruppo si sarebbe sicuramente aggregato, anzi si sono aggregati, però sono arrivati tardi. E adesso nessuno ti può salvare, amico mio. Sei venuto qui a fare il guappo e muori. Si vale anche per te. Ora, se quelli sopra vogliono intervenire lo facessero pure, però intanto li abbiamo separati in gruppi che non comunicano più tra loro. Allora è questa la tattica che bisogna usare per vincere in questo gioco. Qui, come alla fine della quarta campagna, trovare i punti deboli delle formazioni nemiche per assicurarsi l'aggro corretto. Se tu riesci a fare in modo che i nemici attacchino nell'ordine che dici tu e non in quello che dicono loro, puoi completare il gioco anche da solo, giocando solo con i bot e con gli eroi. Ed è esattamente quello che intendo fare in questi streaming. Naturalmente non pensavo di dover incominciare ad usare queste tattiche così presto, ma mi ero dimenticato che Ascalon, il fatto che Ascalon sia la prima zona non significa affatto che è la più facile, perché è quella in cui ti dai i compagni più stupidi. E quindi devi un po' svegliare il cervello. Scusate, ma io oggi ho iniziato questa live stando un po' con la testa fra le nuvole, perché come ho detto è stata una settimana difficile e sono ancora un po' preso da certe cose. Però adesso sono ritornato in me. Quindi come ho detto, adesso questa piramide noi ce la alziamo da sotto a sopra, da cima a fondo, perché mi hanno veramente rotto, eh. Ci recuperiamo anche tutto lo svantaggio che avevamo preso. Guardate la combinazione di personaggi e quindi anche di gruppo che ho messo, è una delle più forti, perché in questo gruppo noi abbiamo tutto, ci manca solo l'esploratore, ma per il resto abbiamo tutte le 5 classi che ci servono, perché c'è il guerriero, c'è l'elementalista, c'è il necromante, c'è l'ipno, perché lo faccio io, e c'è il mistico. Se usate correttamente le risorse di questo gruppo non danno scampo al nemico. In questo caso ho lasciato che il secondo gruppo mi attaccasse perché sapevo di potercela fare. Ma non sono stato abile nelle tattiche, cioè la tattica usata così ti porta a morire. Ovviamente se hai la superiorità no. Pensi di poter reagire. Dove stai andando? Alesia è riuscita a morire lo stesso, vi rendete conto? Alesia ha un talento naturale per queste cose. Fortunatamente gli altri compagni hanno il sigillo della guarigione, per cui della resurrezione, per cui se lei muore la prima volta possono riportarla in vita. Dopodiché il sigillo si scarica, fino a che non viene ricaricato non può essere riutilizzato. Tiriamo su un altro cadavere. Lo so che c'è,
Non mi rompere i coglioni, fammelo alzare prima che sia troppo tardi. Su. Addirittura ce ne stanno altri due, però l'altro non riesco a sfruttarlo perché mi sa che sparisce qui. Ci proviamo. Allora, un'altra tattica che si può usare è girare a proprio vantaggio il fatto che i non morti hanno questa tendenza al lagro. Allora, guardate questo gruppo. Qui sono veramente troppi, se attiro due gruppi non ce la facciamo. Allora, naturalmente io vado avanti e cerco di attirare, ma sfortunatamente i non morti partiranno, quindi attireranno tutto il gruppo. Bisogna ignorarli, né più né meno. Il mio gruppo deve rimanere indietro con pazienza ad aspettare. Se qualcuno muore, tanto di guadagnato. Ma noi non possiamo combattere tutti quei char. Se abbiamo fortuna, però, qualcuno di loro si tirerà talmente in avanti da attirare solo il proprio gruppo in una trappola mortale, dalla quale non sarà possibile sfuggire. È esattamente quello che sta succedendo. Se combattiamo qui, loro non possono ricevere rimpolli. E tu che ti sei appena massacrato per infondere salute al tuo amico, morirai, perché la prossima volta che provi a curare io ti interrompo e ti faccio girare. Vai all'inferno. Come vedete, questi hanno anche un boss là dietro. Sarebbe stato impensabile combatterli con un attacco diretto, perché ovviamente non hai il tempo materiale per far fuori tutto il primo gruppo prima che arrivi il secondo prima che arrivi il terzo prima che arrivi il quarto, e via dicendo. Questi però invece ce li portiamo appresso. Siccome c'è il tonto che viene ad attaccare lo stesso, anche se non ha capito di essere troppo lontano dai suoi, alla fine diventa il prossimo cadavere dei frutti. Alla bella faccia degli altri. Sono comunque un po' tanti, quindi coordiniamo una ritirata parziale prima che Adesia si faccia uccidere. E quelli che avanzano ce li incuriamo. Aspettiamo di essere nuovamente tutti al massimo. Ecco. Facile come rubare le caramelle al re folle. Naturalmente non abbiamo finito. Dobbiamo fare un'altra azione di kiting e tirarci dietro il prossimo gruppo. Stavolta però agisco direttamente sull'elementalista. Quindi comincio a castare. Facciamogli sprecare anche le tempeste di fuoco eventualmente, così. Basta così, basta così. Indietro, 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 indietro. Non morite, non morite, non morite. Orion, non farti uccidere, mi servi vivo. Tutti dietro, no, mannaggia. Me li hanno uccisi. Vabbè, non li salvi più. Al massimo posso salvare Orion, se... Sì, la battuta sul re folle era quello, Gnauz, perché alla fine è il personaggio di Halloween. Siete buoni solo come cadaveri, ragazzi. Giusto per animarci non morti. Orion non ha il sigillo, quindi ce ne dobbiamo andare a farci friggere. Vabbè. Non intendo morire per niente. Quindi andiamo ad esplorare altro. Siccome ci ammazzeranno, perché ovviamente siamo solo io e Orion, quando poi dobbiamo ripartire torniamo qua. Però intanto continuiamo a cercare il tribunale, perché... se loro sono stupidi, non vedo perché io debba diventarlo dietro a loro. Ovviamente Orion non è il personaggio più adatto da avere per giocare in due. Uno sciamano. Mm.
Ecco, non è proprio come non averlo, però. Perché Orion comunque ha lanciato una serie di bengala, e facendo i loro danni hanno impedito che il char di sopra curasse quello di sotto in tempo. Se fosse stato da solo, non ce l'avrei fatta. Chiaramente, una volta eliminato il suo tank, lo sciamano è morto, perché adesso lo attacchiamo in due. E lo facciamo qui. Vedete che lo sciamano non si preoccupa neanche di togliersi da sotto le tempeste di fuoco. Se le piglia e basta. Lo sciamano poteva essere ucciso da Orion senza neanche il contatto visivo, tecnicamente parlando. Che sarebbe stato un bene, perché avremmo evitato tutti i problemi. Il cacciatore, per esempio. Il cacciatore, se lo vogliamo uccidere, dobbiamo fare questo. Bravo Orion, mi sei piaciuto. Sono disposto a... Facciamolo fuori prima della scena rossa, curato. Così abbiamo un nuovo non morto. Non morto, me lo tiriamo in faccia. Allo sciamano là dietro. Solo che sta battaglia la dobbiamo vincere così com'è. Non abbiamo altre possibilità. Quindi Orion, preparati, perché questo non lo faccio curare ancora, sbaglio. Non esiste proprio. Muori tra le fiamme. Guarda come scappa il vigliacco, ma non te la cavi così. Ci hai provato, eh. Anche no. Questo portatore della fiamma deve morire, perché è troppo pericoloso lasciarlo. Guarda come mi stavo suicidando, eh. Orion è morto, penso. Orion, vattene! Che cazzo stai a fare qua? Mannaggia, oh, sono proprio stupidi. Hai avuto la fortuna di sopravvivere. Io ti davo per morto perché il guerriero l'avrebbe ucciso se avessi continuato a combattere per altri 5 secondi. Lui cosa fa? Si va a mettere con 4 punti ferita sotto al tiro di quello per vedere se lo ammazza con una fattura cretina. E dai! Tutto questo per fare che una pioggia di fuoco? Poi dici che uno li chiama per nome, no? Allora. Guardate com'è impegnativa questa zona, però dall'altra parte è anche molto variegata, nel senso che ci sono diversi tipi di nemici, diverse strutture. Lì c'è un'altra scala, per esempio. Andiamo a vedere cosa c'è là sotto, perché vedo anche... Oh, ragazzi, è un momento importante questo. Il fantasma di Altea. Quindi Lady Altea è morta. Eravamo andati a cercarla, ricordate che avevamo una quest, eh? Ebbene sì, la dolce Lady Altea che ci aveva insegnato la professione dell'ipnotizzatore, di cui il principe Rurik era tanto innamorato, ha superato la notte. Vediamo che cosa ha da dirci questo spettro, però.
Allora. Salve, sono Altea, o almeno lo ero. Chissà come sta il mio amato Rurik. Quanto mi manca. Vuoi sapere qualcosa in particolare? Eh sì. Non aver paura, non ti farò del male. Sono Lady Altea, o almeno lo ero. I Char mi presero prigioniera, mi portarono al Tempio della Fiamma e mi bruciarono viva. Cioè, ma come fai? Come fai dopo una cosa del genere a non dire li ammazzo tutti? Ma il pensiero del mio amato Rurik ha alleviato il mio dolore. E quindi adesso devo tornare a riferire questa cosa. Vedete, la figlia del Duca dice: di al Duca di Barradin, ma do, il Duca di Barradin è suo padre. Come cazzo glielo dico? Cioè, voi come direste a un padre: guarda, tua figlia è stata presa da dei bestioni alti 2 metri, è un avvento, è stata legata a un palo e bruciata. Porca miseria. Poi venitemi a dire che non devono morire tutti sti cosi, cioè. Guardate anche qui lo scenario apocalittico con i cristalloni giganti e il terreno bruciato. Eccoli qua, altri. Chiaramente io adesso sono ancora più incazzato, però il problema è che stiamo solo in due. Questi sono un poco troppi per affrontarli tutti e due. Devo trovare un modo per... È vero che questi sono di livello basso e hanno solo il martire. Volendo con i non morti... Oh, ho provato a lanciarglieli in faccia, però sono sempre tanti. Poi avevano quello di livello alto. Vediamo se riesco a... Orion naturalmente fuori dal pozzo per vedere se lo ammazzano prima, però devo dire che è stato bravo perché si è messo in un posto dove non lo colpiscono. Dove è fuori sto martire del cazzo? No, così non va. Ehi, guarda me. No, non mi gira. Non faccio più neanche in tempo a ucciderlo. Sbagliato. Orion è andato. Peccato, vabbè. Tanto se devo morire è meglio così. Che tanto poi dovremo ripartire dall'inizio della zona. Erano troppi sul serio. Però magari non in questo modo subito, dici? Possiamo evitarlo? Ok. Vabbè, niente, qua è pieno di gente. Non credo che ne uscirò vivo. Ma mi hanno tolto l'incantesimo, come hanno fatto? Palle sta gentaglia però. Vabbè. Raga, torno subito, Datemi un attimo, arrivo fra un secondo, tanto dobbiamo ripartire da qua, ne approfitto per fare una brevissima pausa, vi raggiungo fra un attimo.
Ok, rieccomi. Allora, adesso abbiamo i nuovi gruppo al completo, ma abbiamo almeno 15 di penalità. Io continuo ad aprire i sacchetti del certo scherzetto per vedere se contengono. Un'occhietta di zucchero la possiamo usare. Usiamo anche il siero di zucchero. Il siero di zucca ci crea una zucca spettrale intorno alla testa. Che poi finisce ovviamente, è solo un effetto ottico che dura qualche secondo. Allora, torniamo al ponte. Il ponte dovremmo poterlo superare usando una tattica normale, cercando solo di non attirare tutti i gruppi contemporaneamente, e questo ci aiuta a recuperare un po' di svantaggio. Questa lista e mi viene il magone. Quelli sono tutti gli amici che avevo su Guild Wars, gente che ovviamente non gioca più da anni, alcuni dei quali sono spariti dalla mia vita, sposati. Gente che non rivedrò mai più. Mettiamo tutto il gruppo qua e attiriamoli. Ovviamente si comincia sempre dal demone con ascia e poi ci si piomba. Questa è la dove sono. Boh, queste non le avevo proprio calcolate, non mi ricordavo nemmeno che esistessero. Pensate un po'. Non so proprio da dove siano sbucate fuori. Non era previsto.
sbagliato, sono sicuro. Guardate che incredibile gioco di luce. Il sole che passa attraverso le arcate delle finestre ormai distrutte crea questi raggi su un pavimento che una volta era di qualcosa, ma che adesso appartiene solo alle rovine. Molto lunga e faticosa, ma alla fine ci arriveremo. Non intendo lasciarmi fermare. Tutti sullo sciamano. Lei si è morta ovviamente. Mannaggia, volevo salvare. Potevo farcela. Li uccidi lo stesso perché non aveva il mistico, quindi con le mie risorse potevo farcela. Avanziamo un altro po', poi mi seccherà a morire di nuovo, però purtroppo la dinamica è esponenziale, nel senso che più muoiono i tuoi compagni e più sono deboli, e quindi dopo diventa veramente complicato tenerli in vita, considerato anche l'elevatissimo tasso di stupidità. Qua sopra ci entra un attimo. Ottimo. Questo mi dà l'occasione di correre e proseguire. Questi mi saltino tutti addosso.
non so dove andiamo a finire di qua. Probabilmente sto andando in un posto che non mi porta da nessuna parte. Se qua cominciano a comparire i divoratori, mi sa che sto andando proprio fuori strada. Fuori stradissima. Sì. Ho capito dove sono, ma da qua non si va da nessuna parte. Cioè, si va, però non ci posso assolutamente andare adesso. E comunque sono morto, perché questi non riusciranno a scappare. Solo i charda sopra, guarda, quella sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, eh. Che tanto che questo posto non lo posso attraversare così, scontato. Però cavolo, ci volevo arrivare al tribunale stasera e non ci arriverò perché sono le 7:05. È passato troppo tempo e devo chiudere. Questo è un gruppo di charla completo, non li posso affrontare da solo perché hanno anche lo sciamano. Niente, mi hanno finito di sbarrare la strada, non arriverò mai al tribunale. È chiuso. Non posso passare senza morire, ma se muoio scendo a meno 40 e dopo diventa impossibile. Ho praticamente fallito. Tutto perché quegli stronzi sono morti una volta di troppo. Questi sono troppo forti. Lo vuoi prendere questo come bersaglio, però che diamine. Ci ho messo un attimo e mo con meno 40 come ci arrivo? Mi mette davanti alla terribile alternativa di buttare tutto quello che ho fatto oppure continuare così. Però continuare così è uno stillicidio che, anche se alla fine mi porterà al risultato, non è compatibile col fatto che devo chiudere la live, perché siamo alle 7:10 quasi e io ho finito il tempo a disposizione. Non posso proprio. Non era esattamente quello che avevo in mente oggi, eh. E non è per niente un buon modo per riprendere. Meno 40 è tanto, questi moriranno come mosche. Io sono abbastanza certo che il tribunale fosse a portata di mano ormai. D'altra parte queste zone di Ascalon vanno affrontate così, eh. Non c'è molto altro da dire. Non hai la possibilità di aggirare il fatto che tu sei di livello basso, i compagni sono stupidi e i nemici sono estremamente agguerriti. Perché, vi ripeto, i char sono, diciamo, in proporzione tra i nemici più forti del gioco. Se la giocano con i Mursat. Questo è il gruppo di prima.
Ma cominciano a morire troppo presto. Non ce la fa. Alessi è già morta, non sono sicura più adesso degli altri. Lo vedi, è una battaglia persa. Se al primo gruppo di char ci fracassano così, poi come fai? Io non gliela voglio dare vinta, perché non voglio mai dargliela vinta, però. Però vedi, ci siamo ridotti così in un attimo. Io da solo e sti quattro stronzi tutti morti a terra. Così al secondo gruppo succede esattamente la stessa cosa. Ti rallentano pure, quindi non ci riesci a sfondare la loro difesa dicendo vabbè. Magari corro. Gargoyle, Gargoyle ti rallenta. Tra l'altro i Gargoyle mi levano pure gli incantesimi da dosso, come pensi di fare? Vabbè ragazzi, chiudo qua. Chiudo qua con le pive nel sacco. È stata una live per me estremamente insoddisfacente, sotto tutti i punti di vista. D'accordo. Allora, ragazzi, che dire, devo scappare, non mi posso permettere di continuare, tra l'altro non in queste condizioni perché mi sto anche innervosendo, non, è inutile che io continui se poi non sono nell'umore giusto. Detto questo però io non lo so se ci sarò domani, perché non era proprio il modo giusto di riprendere, quindi ve lo faccio sapere sempre tramite i social. Ovviamente per chi non dovesse ancora avere Telegram, il canale è questo. Vabbè, è inutile che vi linki la pagina Facebook perché tanto per ora non la sto usando. E niente, attenetevi a Telegram. Chi eventualmente ha già il mio Discord riceverà una notifica anche lì se vado in live. Se c'è qualcuno in chat, non lo so, che non ha il mio Discord ma vuole entrare su Discord, me lo dice, così gli mando l'invito in privato. Perché il Discord non è pubblico ma è aperto comunque a tutti i followers. Non richiede il sub, non richiede niente, soltanto di essere, diciamo, un po' presenti in chat, cioè di essere stati almeno un po' presenti in chat, in modo da non far entrare proprio chiunque, anche perché girano dei soggetti che preferisco evitare. E quindi, detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi rimando alla prossima, che non so quando sarà, perché la live di oggi mi ha messo veramente di cattivo umore. E per il resto vi auguro buona serata e buon proseguimento. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!